oggi, giovedì 28 dicembre, alle ore 11, in via Moretti 61 a Milano, la città metropolitana di Milano ha abbattuto l'edificio che ospita l'Istituto Paolo Frisi. Sarà totalmente ricostruito entro la fine del 2025 e diventerà il liceo Giovanni Gastel. Con 26,4 milioni di euro si tratta dell'intervento finanziato in ambito PNRR di maggior rilievo per Città Metropolitana di Milano. Sì, è l'investimento più importante di Città Metropolitana finanziato ai fondi PNRR, 26 milioni di euro per abbattere e ricostruire questo polo scolastico in un quartiere importante di Milano che diventerà sicuramente un polo liceale d'eccellenza e importante. Siamo contenti di aver avviato i lavori in tempo rispetto al cronoprogramma perché abbiamo un impegno, consegnare la scuola che sostituirà l'edificio alle mie spalle che stanno demolendo per il 2025 e la palestra che sostituirà l'altro edificio di questa scuola per il 2026. Un'attenzione a un nuovo modo di fare scuola per noi è stato estremamente importante, anche perché sarà una scuola, lasciatecelo dire, insomma, tra le più belle di quelle che gli studenti avranno a disposizione nei prossimi anni, che ci consentirà di lavorare molto bene aprendoci anche al territorio. Ci sono molte già iniziative che stiamo preparando di apertura al territorio, quindi in realtà è una scuola per Milano, è una scuola per Quarto Giaro, è una scuola per il liceo Gastel, ma è una scuola anche per, insomma, la cittadinanza.